quello di accompagnare i ragazzi durante il loro percorso. Sono stati inseriti giovani e giovani adulti tra i 17 e i 36 anni circa, suddivisi in gruppi da un periodo che va da giugno 2020 fino ad aprile 2021. Ognuno di loro ha portato la sua storia, il proprio percorso personale, ognuno diverso l'uno dall'altro, e quindi inizialmente c'è stato proprio un conoscersi e capire quelle che fossero le loro fragilità, i loro bisogni, ciò su cui volevano lavorare. La forza di questo posto, che è Casa Hares, grazie alle persone che ci lavorano, è stato quello di tirare fuori le potenzialità di ognuno di loro e anche i punti di forza su cui poter poi lavorare. Qua si sono sperimentati su tanti fronti, da lavorare la terra a fare piccoli lavoretti di manutenzione, anche confrontarsi, lavorare all'interno di un gruppo che per molti di loro non era una cosa così scontata. Alla fine di questo percorso, che li ha visti impegnati per circa 80 ore ciascuno, abbiamo avuto anche la possibilità di far conoscere ad ognuno di loro parte delle strutture che circondano e che si trovano vicino a Casa Hares, che si occupano aziende che si occupano di produzione e vendita di ortaggi, di piante e quant'altro, e quindi anche fargli vedere che cosa può succedere lo step successivo al progetto La Fruttosa. Quindi arrivati ad oggi pensiamo che sia stato un progetto e un percorso positivo per ognuno di loro, ma anche per noi, che sicuramente ci ha arricchito e ci ha fatto vedere uno spaccato che forse non tutti di noi conoscevano.